Quanti anni è che tu sei presente al foro? Guarda, per quanto riguarda me, io diciamo, questo ti immagini il 31esimo torneo che faccio. Ne sono 31 anni che lavoro circa con la Via ai Mari. Avere la manutenzione dei campi al Foro Italico significa seguire i campi tutti i 12 mesi dell'anno o solamente essere presenti nel periodo degli No, internazionali? no, tutti e 12 mesi assolutamente. Periodo estivo ancora di più, che hanno bisogno tutto il giorno, dalla mattina alla sera, di prendere acqua. I campi del Foro Italico sono tutti e 12 mesi l'anno pieni, sempre dalla mattina alla sera. Per quanto riguarda la chiusura per le manutenzioni di rito, avete un periodo come quello che hanno i circoli, che è un periodo classico e che varia dall'inizio della primavera e la pre-stagione estiva, o può succedere che il campo, che qualche campo venga chiuso ad agosto per fare una ulteriore manutenzione? Periodo tra luglio e agosto stiamo tagliando a tutti quanti i campi, perché qua a settembre torna tutto, tutte le persone, magari sono andate in vacanza, in ferie. Quindi Abbiamo, strategicamente. diciamo, sì, il mese di luglio e agosto abbiamo un po' pochissime persone che vengono a giocare, sì, facciamo un tagliando su tutti i campi. Fare tagliando significa utilizzare tipo la Venus. No, no, diciamo, diamo una piccola passata con la Venus, ma proprio togliendo proprio quella pellicola che si Quella forma, quella crosticina. crosticina che si ferma, solo quella. Passiamo su tutti i campi questa Venus, tappeto, e va bagnato molto e non c'è più bisogno di questo. E quando andate a rifare completamente il campo, si fa un qualcosa a tutto No, lo tondo? rompiamo, abbiamo un'altra macchina, di solito andiamo sempre 4-5 centimetri, lo rompiamo su. Cioè, è la classica macchina che taglia in verticale, giusto? I campi vengono rifatti completamente tutti gli anni o come mi diceva Troiani, può succedere che basta anche solamente, chiamiamolo, un restyling, una risistemata e basta? No, di solito tutti gli anni, i campi principali, li facciamo di sana pianta, come ti dicevo, Sì. sempre. E i campi, i famosi campi secondari, ecco, quest'anno non c'è bisogno di fare un grosso lavoro sui campi. E diciamo, passiamo con la Venus, troviamo quella crosticina, la segnaletica la cambiamo tutta quanta su tutti i Sempre tutti gli campi. anni Sì, la segnaletica. la E per segnaletica quanto sempre. riguarda la segnaletica, io da vicino non ci sono andato, avrò la fortuna dopo di vederlo. E segnaletica con i chiodi o quelli a clip? No, no, con i chiodi. Abbiamo dei chiodi zingati, fatti. Zingati. Hai mai messo giù una segnaletica a clip su No, qua questa no, superficie? perché ci fanno montare queste sono righe particolari, sono, hanno il bordino. Ci hanno dato delle indicazioni che dovevano fare con il gesso, come sono a Roland Garros. Ogni anno ancora non ci dicono. E come andrebbero fatte con il gesso? C'è un olio Ci vuole. particolare, c'è un olio che va passato con il pennello. Si fa asciugare quest'olio 10 minuti, un quarto d'ora. Quando si è asciugato, dopodiché passi la segnaletica con il gesso, E con lì la rimane. vernice e lì rimane. Là Quindi, no, non si leva più. Come no, non si leva più. le famose scritte che facciamo, l'hai mai sentito di Roma? In commercio si trova questo materiale, questo olio. Sarebbe olio di lino, non so. È una gran parte che va fatta asciugare e dopodiché Ma questo olio si posa direttamente sul sottomanto, va tolto il granello sopra, diciamo. Proprio tutto sì, deve quanto, essere tutto duro. sì, deve essere tutto liscio, duro e liscio. Dopodiché aggrappa. Fai qualsiasi scritta a Roma, a Rovigo, puoi fare qualsiasi scritta qua su Spettacolo. questo. Ho visto che come terra utilizzate big bag Sì, bianche. guarda, l'hai visto, là ci Sì. sono, per una questione di praticità, diciamo, è tutto aperto, facciamo meglio con quelli. È Il molto più comodo. resto tutti i bancali qua abbiamo, tutti i bancali. Nel caso della buca, Sì. come intervenite voi? Un conto è la buca fatta da Nadal, un conto è la buca fatta da un amatore, però sempre buca è. L'intervento è lo stesso. La buca, no, non è dire, la buca fatta da Nadal o da Djokovic, ti devi un attimino aiutare con il cemento. Eccomi, puoi spiegare un attimo, farmi capire cosa intendi? Il cemento vero e proprio, quello a presa rapida, è successo 2 anni fa che Djokovic c'era sempre. Ti affondi La e sera sono dovuto ricorrere a sto cemento a presa rapida. ci date il colore con il Sì, sottomanto, giusto? lo Lo mescolo con un camuffate, po' lo di sottomanto, camuffate. sì. Non c'è il cemento assoluto, eh. Chiaramente il cemento assoluto
stacca poi. Con il sole vedi, vedi, cioè, diciamo la. Il contorno. Vedi la macchia bianca. Sì, sì. Capito? Allora viene mescolato con un po' di sottomanto e bagnato, dopodiché non diventa un pavimento. Dopo diventa. Però questo viene tolto quando. Dal momento in cui c'è la manutenzione. Finito il torneo, sì, non mi aiuto col cemento. Cioè, se giochi te, mi fai una bucata e non la riparo col cemento. La ripari semplicemente con il sottomanto. Col sottomanto, con l'acqua, sì. Non miscelate il sottomanto con un po' di manto, vero? No, no, assolutamente non lega. È vergine così, cioè il sottomanto. Non legherebbe, no? Altrimenti non legherebbe. Noteresti l'utilizzo di un prodotto diverso? Perché casomai è più carente di argilla, perché lega di meno? No. Non cambio questa terra, Davis. Oltre ai campi del Foro Italico, la ditta Vivai Mari è presente anche in altre realtà qui a Roma, o vi concentrate qua perché questo è il vostro fiore all'occhiello? Due settimane fa abbiamo fatto il campo a Forlì per la Fed Cup, noi. In Italia Coppa Davis e Fed Cup è presente Vivai Mari per quanto riguarda il campo e l'assistenza anche durante le gare. Io, diciamo, ho cominciato a fare Davis e la Fed Cup nel 99. Tante soddisfazioni? Ah, è una bella soddisfazione perché il circolo di Cagliari, Monturpino, che chiama un ragazzo da Roma per fare i campi, l'assistenza, o il CT Palermo, o il Geovillaggio a Olbia, cioè sono girati di circolo, è una bella soddisfazione. Esistono i professionisti come voi, esistono le ditte di professionisti che lo fanno da mestiere per rifare i campi, tutte le altre società che non hanno un professionista dietro, sono destinate ad avere dei campi pessimi o ci sono dei margini per farli bellini se uno si applica? Tradotto, uno deve studiare ed imparare sul campo oppure va bene anche il pensionato per i piccoli circoli, secondo te? Cioè, sfatiamo questo mito che il pensionato deve andare in bar a prendersi il caffè e questo è un lavoro da professionisti? Direi proprio di sì, eh. Giri parecchi circoli. La qualità è bassa? Sì, diciamo, c'hanno tutti, per carità, c'hanno tutti il ragazzo che fa un po' tutto, ripara. Buongiorno. La buca, cambia la lampadina, aggiunta al bagno. Sì, quindi tutto, no, niente, devi essere proprio. Devi essere, sì. Avere il focus sul campo. Perlomeno noi, qui al Foro Italico, è così. In caso di pioggia, non guardiamo il concetto degli internazionali che vabbè, ci tiriamo il telo, lo togliamo, vediamo cosa viene fuori e compagnia bella. Durante la stagione, in caso di pioggia, entrate ancora con il rullo oppure tappeto e non lo so, buttate un po' di manto? No, chiaramente ci agliamo un po' col sottomanto. No, il rullo no, perché anche questi sono campi che piove, ha dirotto e. Come smette, diciamo, tre quarti d'ora, un'ora giochi. È merito proprio della superficie, proprio della situazione in cui si trova il campo o è frutto del lavoro? Frutto del lavoro e ripeto, del materiale terre Davis, sì. Cioè, hanno un drenaggio favoloso. Non è che piove dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio e come smette uno entra su, no, quello no. Chiaramente durante gli internazionali vengono coperti al minimo. Sì, come ho sempre visto. Al minimo rischio di pioggia vengono subito coperti. Le righe, voi le cambiate tutti gli anni perché nel corso dell'inverno casomai si logorano, diventano storte, ingialliscono o le cambiate perché è più pratico per rifare tutto il campo? No, le cambiamo e durante l'anno un po' si logora la riga. Diciamo, specialmente l'inverno quando prende la gelata il campo, la riga. Si alza. Sì. Voi non le coprite le righe qua, non c'è bisogno. No. Voi giocate anche a dicembre qua, vero? Sì, sempre giochiamo. Ah, no. Anche perché a Roma poi, le giornate in cui gela, saranno una o due o tre al massimo. Diciamo il clima buono tutto l'anno. Sì, sì. E giocano qua il mese di dicembre, giocano sempre. Geograficamente siete molto avvantaggiati, insomma. Sì, diciamo il clima. Roma capitale, né bene né male, fa che rima. Ascolta Marco. Io nativo non sono di Roma comunque. Di dove sei? Capi, un paesino vicino alla provincia di Cagliari. E posso chiederti quanti anni hai? Quanti me ne dai? Ecco, tu mi chiedi quanti me ne dai? Allora, è una vita che lavori. 52. Di più? Uno, di meno. 51? Ah dai, ho fatto bella figura.
Intanto ti ringrazio per aver risposto a queste mie domande. Adesso, se ci concedi di dare un'occhiatina al campo anche insieme a te, e poi ti lasciamo lavorare. Ok, grazie. Dopo andiamo di là e vi faccio vedere la macchina. Sì, andiamo a vedere la macchina e poi proseguiamo il nostro piccolo tour e ce ne andiamo contentissimi. Okay. Grazie. Marco, grazie ancora. Grazie a te. Ah, che disegno che ha questo. Un disegno per lungo. Queste sono le classiche righe con i chiodi zincati, 15 kg di chiodi per campo. Le righe sono in matasse da 3, però il disegno della zigrinatura delle righe è completamente differente. Vi faccio notare che su questo campo non c'è il manto, dico bene Marco? C'è il manto qua sopra, lo metterete? Qualcosina? Siamo al 2 di marzo e il campo è già stato rifatto. Come detto prima da Marco, non c'è il manto sul campo. Il campo è splendido, come state notando. Diamo un'occhiata un attimo ai pali. Comunissimi pali. Anche loro stanno utilizzando un arganello FNR. Allora, l'ATP vi manda le reti per questione proprio di maglia o ve la manda anche perché è costumizzata col disegno ATP e tutto? La rete brevettata dall'ATP proprio. Pensa 5 volte di più. Davvero? Sì. Sì, la plastica è più pesante. Anche la VTA avrà la sua, perché io vi vedevo cambiare la rete. No. Facciamo con le donne facciamo un cambio rete, rimettiamo queste. Ah, non hanno la loro la cutia? No, la volevano brevettare anche loro, però non l'hanno fatta. Diciamo, mettiamo questa di rete, con il logo, vedi quello là? Sì, certo, quello cutia rosa. Qua. Di qua e di là. Quindi utilizzano la vostra. Sì. Non è mai successo o non hai mai avuto paura di avere l'arganello che si rompe? Tutti gli anni. È proprio un problema che... No, il problema è che si pone. Quando mettiamo queste reti pesanti che ti dicevo, forza, la rete è talmente pesante che mangia i denti del... È successo che ne ho cambiate un anno, ne ho cambiate 3. Se diciamo a Wimbledon tengono perché? Perché non è ATP a Wimbledon, usano le reti queste normali. Quelle leggere? Cioè Wimbledon non è ATP, Wimbledon tornava ITF, esatto, facendo parte dei 4 dello Slam, non è ATP. 4 Slam, è vero. E usano le reti normali, e con la rete ATP che sono pesantissime, io adesso perché non ce l'ho nell'altro magazzino, se no ve la facevo vedere. Cede. Finisce Natale, gioca la Sharapova, facciamo un cambio di... Quattro persone escono con la rete ATP, e altri 4 ne rientrano con la rete WTA. E la montiamo, così per acquista tempo. Allora, qua notiamo ovviamente che ci sono i ragazzi al lavoro con la scala, non ci sono i sacchi di sottomanto come nei piccoli circoli, ma giustamente ci sono i big bag. Diciamo è la stessa, è lo stesso materiale. È lo stesso materiale, però ovviamente abbiamo meno problemi a tagliare tutti questi sacchi, sì, che altrimenti... Lanciamo con le carrioli.
parte davanti della macchina fresa e la parte dietro della macchina polverizza, in questo modo si velocizza il lavoro. Cioè il sottomanto fa prima far la barba. Se non ci fosse la parte dietro che polverizza, ci sarebbero tutti i lotti di terra e questi lotti impiegherebbero più tempo ad asciugarsi. Vedete? Il sottomanto è ancora bagnato, però è già polverizzato, quindi prende più aria. Giusto Marco, la parte davanti presa il campo e la parte dietro la polverizza, così prende prima aria e si asciuga, fa la barba bianca. Una volta che abbiamo la barba bianca, i ragazzi si passeranno con la scala e per il principio della scala, aggiungendo di volta in volta il sottomanto attraverso i pioli della scala, il sottomanto andrà a scivolare dove ci sono le buche e verrà tolto dove ci sono le parti rialzate. Ovviamente questo è un lavoro che va fatto più volte e con estrema precisione, anche perché poi avremo degli... Chiaramente verranno ripristinate tutte le pendenze. Sì, infatti non avremo la pendenza se il tecnico non farà in modo più che certosino il proprio mestiere. Però la scala è un grandissimo aiuto per avere una base di partenza ottima. Verranno fatte delle pendenze, sì, e poi avremo noi a decidere 3 centimetri o 4 di sottomarco. Com'è che le battete le pendenze? Che riferimenti vi prendete? Abbiamo uno strumento. Tipo quello che usano i geometri? Sì, abbiamo lo scrauto, abbiamo. Ho capito. Vedete, la terra è ancora bagnata, però è perfettamente fresata e questo è un grande vantaggio perché ci fa risparmiare tantissimo tempo. I campi sono aperti solamente nel mese di maggio.